Nel 1868 l'alpinista torinese Felice Giordano disse che alle Apuane stava bene il nome di Alpi per la giogaia che proietta nel cielo un profilo scabro, straziato e irto di picchi alti. Lo scenario alpino che il massiccio montuoso delle Apuane regala alla Toscana è il risultato di un processo di orogenesi che ha reso speciali queste montagne, tanto nella spettacolarità della loro forma, quanto nella natura stessa della loro sostanza. Fin da prima dei Romani, i nomi antichi delle Apuane si riferivano proprio al loro essere di pietra, scrigno di un giacimento di marmo tra i più preziosi al mondo. Il marmo di Carrara era noto fin dall'antichità, ma fu con l'Impero Romano che l'estrazione ebbe inizio per continuare fino a oggi. Il suo bianco abbagliante decorò le ville patrizie e le opere scultoree di grandi artisti come Michelangelo e Canova. Le cave hanno dato nei secoli un nuovo volto al paesaggio delle Apuane, con squarci di luce e linee che serpeggiano tra le cime. L'effetto è sorprendente. Se la fantasia cercasse appiglio a un esempio reale, la cosa più simile che troverebbe sarebbe una distesa di ghiaccio. Tra le vette e il mare si distende la città che dal marmo ha tratto bellezza e fama. Carrara è la città del marmo per eccellenza, per fama e di fatto. Il bianco spicca nel suo centro storico, nella piazza principale lastricata di marmo e nei suoi monumenti. Fin dal 300 anche il Duomo è impreziosito dal marmo che lo riveste completamente, come un abito la cui eleganza rimane immutata e la cui unicità si specchia nella bellezza del paesaggio che la circonda.